Eccoci, buon pomeriggio a tutti, ben trovati a questo appuntamento con SAP per il percorso Rising Youth. Io vedo già schierati i nostri formatori che adesso insomma avete imparato a conoscere, quindi Giovanni, Pietro e Salvatore sono con noi anche oggi e ci terranno compagnia per questa oretta di formazione. Oggi ragazzi è un appuntamento importante, un po' perché rinfreschiamo insieme a Pietro quella che è la sfida di SAP lanciata per l'Hackathon e poi perché potete già adesso fare un po' di domande appunto rispetto anche alle tematiche della sfida. Tutto ciò che insomma non vi è chiaro, questo è il momento un po' per appunto metterlo a punto e chiarirlo. Quindi io lascio direttamente la parola a te Pietro, ricordo che questo è il penultimo webinar. E il prossimo appuntamento sarà l'8 marzo e poi da lì inizieremo una fase di sviluppo dei vostri progetti. Non vi preoccupate perché sarete accompagnati da esperti, sia esperti SAP, sia esperti Fondazione Mondo Digitale, ma anche dagli studenti dell'Università di Salerno, che approfitto insomma, per salutarli perché so che sono collegati oggi con noi, anche loro, insomma, stanno entrando all'interno della tecnologia SAP e vi guideranno loro per mettere a punto i vostri prototipi. Quindi lascio direttamente la parola a te, Pietro. Io sono qui dietro le quinte, potete scrivere nella sezione domande e risposte chat. Ottimo, grazie Fiammetta e ben ritrovati a tutti quanti. Ormai è un appuntamento fisso questo e ci fa piacere rivederci ogni poche settimane per parlare con voi anche di queste tematiche tecnologiche che sono il nostro lavoro, quindi la nostra passione, ma anche speriamo la vostra che sia applicabile alle vostre passioni. Infatti ci tengo a ricordarvi quello che è la sfida che abbiamo lanciato la volta scorsa, quindi la tematica della sostenibilità, quindi dell'ambiente, le disuguaglianze. Quei quattro pillar che abbiamo mostrato la scorsa volta, che vi sono stati anche poi condivisi successivamente. È una sfida che deve essere anche un divertimento per voi, quindi non vi preoccupate se avete visto tecnologie complicate, qualcosa che magari non è molto nelle vostre corde perché appartiene magari molto al mondo aziendale. Voi sfruttate queste tecnologie con le vostre conoscenze, la vostra conoscenza anche di quelle che sono le necessità di ogni giorno, perché poi ricordate anche le grandi innovazioni partono sempre da delle piccole necessità, quei fastidi che abbiamo ogni giorno che vogliamo risolvere, hanno portato spessissimo alle più grandi innovazioni dei nostri tempi. Quindi, con questo in mente, con questo spirito di divertirvi e di pensare anche a risolvere un qualche problema, un qualcosa che può migliorare il mondo, l'ambiente, anche nel caso della sfida della sostenibilità, ecco, speriamo vi divertiate a usare le nostre tecnologie per partecipare a questa sfida. Avete comunque tutto il supporto di Fondazione Mondo Digitale, dell'Università e di noi di SAP per portare avanti, ecco, questo progetto. Ripeto, deve essere appunto un divertimento per tutti voi e speriamo che la tecnologia di oggi vi piaccia tanto quanto le altre. Oggi andiamo a parlare di una tecnologia che è strautilizzata nelle aziende, nelle università, ma in qualsiasi ambito. Veramente non c'è un ambito che non sia al giorno d'oggi, soprattutto diciamo quasi influenzato dai dati, da quello che sono appunto le analitiche, soprattutto le analitiche avanzate, che sono il tema che andremo ad affrontare oggi. Cosa si intende con analitiche, quindi? Se vogliamo banalizzare quasi sarebbe la reportistica, ossia la creazione di report, di analisi. Pensate, nelle aziende girano sempre questi documenti che raccontano tramite i dati quelli che sono i risultati che l'azienda sta conseguendo, i risultati dell'azienda nella sua interezza, ma anche di singoli sottoreparti e così via. Ma i dati sono pervasivi, sono ovunque oggi. Si dice che il dato, anzi, è il nuovo petrolio, perché i dati sono quelli che muovono il mondo. Pensate anche, in senso anche negativo, a volte si è parlato tanto di dati anche attraverso i telegiornali, perché ci sono stati dei dati che sono sfuggiti o che sono stati utilizzati in maniera poco etica. Quindi i dati sono veramente un qualcosa che ci circonda, sono importanti e perché sono importanti? Perché i dati danno informazioni e l'informazione è uno dei poteri più forti da sempre, fondamentalmente, nella storia dell'uomo. Quindi oggi vi presentiamo uno strumento che vi serve appunto per analizzare i dati. Poi potremmo pensare anche a qualche esempio di come inserirlo nel vostro scenario che andrete a sviluppare appunto per la sfida. Ma quindi
I dati, cosa, questa entità misteriosa, cosa sono? Beh, i dati sono delle microinformazioni che messe assieme ci danno informazioni più ampie, più importanti. Sono quindi fondamentalmente i blocchetti di tutte quelle che sono le decisioni che le aziende e anche le persone prendono fondamentalmente quotidianamente. Anche voi stessi, tramite i dati, prendete delle decisioni. Quale autobus passa prima? Rispetto a un altro, quello è un dato che vi porta a prendere una decisione. Questa equazione che vedete qui, molto, molto semplice, carina, vi sta dicendo che il valore dei dati è dato dalla loro numerosità. Tanti dati ci permettono di prendere decisioni qualitativamente migliori, ma anche la qualità stessa del dato è importante. Un dato sbagliato ci porterà a prendere una decisione sbagliata. E infine, ovviamente, l'utilizzo che ne facciamo di questi dati. Questa è l'equazione del valore, appunto, riguardo ai dati e al loro utilizzo. Ma andiamo un attimo a capire meglio poi come vengono utilizzati questi dati. I dati vengono utilizzati, come abbiamo detto, per prendere decisioni. Le decisioni non sono un processo semplice, sono un processo, come si dice, iterativo. Quindi, si parte sempre da una domanda. Io ho una domanda a cui sto cercando una risposta. Per trovare questa risposta devo analizzare i dati. Possibilmente devo essere in grado di predire il futuro perché i dati mi raccontano il passato, quello che è già successo, ma mi danno anche un indizio su quello che potrà succedere. Quindi io cerco di capire dal passato quello che sarà il futuro dei miei dati. A quel punto pianifico delle azioni, quindi in base a quello che conosco, perché i dati passati mi raccontano, io prevedo il futuro, pianifico cosa fare. Lo faccio effettivamente, quindi agisco, ma a quel punto genero nuovi dati. Questi nuovi dati li devo analizzare. Quindi vado di nuovo a fare l'analisi dei dati conseguenti alle mie azioni, che mi porteranno sicuramente a nuove domande. E così il processo riparte da capo. Fondamentalmente, quindi parliamo di un circolo vizioso, no? Non finiamo mai di imparare dai dati che ci descrivono il passato, ma ci danno un occhio verso il futuro, e poi quel futuro, quando diventa passato, continua a alimentare la nostra base di informazioni che ci servono poi per prendere decisioni sempre, sempre migliori. Quello che vi facciamo vedere oggi è una soluzione che si chiama SAP Analytics Cloud, la soluzione appunto di SAP per l'analisi dei dati. Noi la accorciamo in SAC, proprio l'acronimo, perché ogni volta dire SAP Analytics Cloud è veramente lunghissimo. Quindi SAC è conosciuto tra le aziende come un ottimo strumento di analisi dei dati. Non vi fate spaventare da questo schemino, in realtà è molto semplice. Andiamo a vedere quelli che sono i pilastri fondanti di questa soluzione, ma passeremo poco tempo sulle slide. Preferisco farvelo vedere direttamente anche perché è molto semplice da utilizzare e quindi sicuramente anche voi potrete costruirci qualcosa all'interno pensando a quelli che potrebbero essere i dati che la vostra magari startup utilizza per creare il proprio business, oppure per andare ad analizzare quelli che sono dati ambientali, per prevedere magari un andamento futuro o per andare a ridurre le emissioni, che ne so, un esempio. Quindi, vediamo quali sono i tre pilastri di SAP Analytics Cloud. Sono la Business Intelligence, le Augmented Analytics, ne parleremo, e l'Enterprise Planning. Quindi, fondamentalmente, queste Analytic Capabilities sono i tre pilastri fondanti della soluzione. Oggi, appunto, ci concentriamo su questi, senza entrare troppo nel tecnico, giusto per darvi l'occasione di capire, appunto, di cosa si tratta. Quando noi parliamo di business intelligence, parliamo di reportistica, quindi la capacità di esplorare i dati. Voi pensate, le aziende hanno dei database veramente enormi, con tantissime, tantissime database, sono alla fine delle tabelle collegate tra di loro, ma pensate di avere un grande foglio Excel che è lunghissimo, con milioni, miliardi di righe, e questo foglio Excel rimanda ad altri fogli con altrettante righe, cioè il database è proprio un mondo fatto di dati e questi dati vanno esplorati. Quindi, prima cosa, bisogna avere uno strumento in grado di esplorare i dati. E poi, visto che l'occhio umano non è fatto per analizzare righe di tabelle, anche la possibilità di andare a crearsi dei grafici. Qui vedete a fianco nella mia slide, vedete che c'è un report interessante, colorato, con diversi tipi di visualizzazioni, mappe, grafici a barre, radar. Questi sono i report, o meglio, queste sono le dashboard, che è una sorta di evoluzione del report, perché nel tempo si è visto che avere in un unico schermo, un'unica schermata,
una grande mole di informazioni aiuta a correlare tutte queste informazioni ad avere una grande visione a 360 gradi su quello che è il fenomeno che noi stiamo andando ad analizzare. Quindi questo è un po' il concetto di dashboard. E poi l'enterprise reporting, che altro non è che un report, una dashboard proprio studiata per le aziende, quindi con anche sistemi di sicurezza per garantire che ogni persona che accede a quel report veda una fetta di quei dati, magari quelli che sono di sua competenza, non quelli di tutti. Sono sistemi di sicurezza molto importanti nelle aziende, una cosa che magari non si può ottenere semplicemente condividendo un file Excel. Se io oggi metto un file Excel in questa chat, lo vedete tutti. Se io invece do accesso a un database, ad ognuno di voi, in base al vostro ruolo, poi vedrete quella fetta dei dati che è importante per voi e non tutto il resto a cui magari non avete diritti di accesso. Quindi pensate che il mondo della reportistica, della business intelligence, appunto, in azienda è estremamente complicato e strutturato, perché deve essere ben strutturato, e per le aziende i dati sono veramente importantissimi, sono oro. Pensate se i nostri competitor dovessero conoscere le prossime mosse che vogliamo fare. Sarebbe terribile. La vostra startup magari non vedrà mai la vita, perché si è lasciata sfuggire dei dati che sono arrivati ai suoi rivali. Quindi questo è l'enterprise reporting, la capacità di fare analisi dei dati, di costruire le proprie visualizzazioni, eccetera, in un ambiente sicuro e con dei profili di autorizzazione. Mentre passando al secondo punto, questo è augmented analytics, parola strana e non si capisce bene a primo colpo di che si parla, nient'altro è che la nuova tendenza ai sistemi di business intelligence. Pensate che prima i sistemi di business intelligence appunto si focalizzavano su quello che è il dato nudo e crudo che gli veniva dato in pasto. Quindi io ho la lista dei partecipanti a questo webinar e con il loro nome, magari la classe di appartenenza, posso fare dei bellissimi grafici dove vedo che ci sono 10 persone da una classe, 15 da un'altra, 20 da un'altra scuola, e riesco a farmi un grafico a barre, un grafico a torta, una qualsiasi rappresentazione. Però quello è, io avevo quei dati e con quei dati riesco a fare quelle poche analisi. In realtà adesso, come si è evoluta anche la capacità computazionale dei nostri sistemi, dei computer, banalmente, siamo in grado di andare oltre quello che è il semplice dato che noi vediamo, ma siamo in grado di fare delle correlazioni. Quando sentite parlare di algoritmi, intelligenza artificiale, sono tutte correlazioni tra i dati, la capacità di andare ad analizzare il dato a un livello tale di profondità che l'essere umano non è in grado di fare, ma che gli algoritmi invece sono bravissimi a fare. L'essere umano, quando ha tanti dati, ci si perde dentro. Mentre per un sistema, come ne abbiamo parlato anche altre volte, di intelligenza artificiale, magari, che è in grado di imparare più dati ottiene, questo è il suo pane quotidiano. Quindi fondamentalmente le augmented analytics sono quell'aiutino all'utente che sta andando magari a costruire una dashboard come quella che vedete, dove gli suggerisce: guarda, sai che io sistema, software, ho notato che ogni volta che succede questo fenomeno accade anche quest'altro. Quindi banalmente, ogni volta che piove succede anche che le persone sono più tristi, perché abbiamo i dati magari della felicità delle persone e i dati del meteo. Questi incrociati sono in grado di darci un'informazione nuova, che è l'unione tra le due informazioni che avevamo originariamente separate. Quindi questa è la capacità anche dei sistemi di suggerire all'utente delle cose nuove, perché se io chiedo a un sistema di analitica come questo di farmi un grafico, lui me lo fa, perché è la mia richiesta, ma in più è in grado anche di suggerirmi, di dirmi: sai che ho notato anche questa cosa? Io te la faccio vedere, poi magari non è importante, però io ho trovato una correlazione tra queste due informazioni e la riesco ad evidenziare. Queste sono le augmented analytics, quindi la capacità del machine learning di aumentare esponenzialmente la nostra capacità di analizzare i dati, di visualizzarli in maniera interessante. Oltretutto, nuove tecnologie ci vengono incontro, qualcosa anche che abbiamo già visto, per agevolarci. Qui vedete anche conversational analytics, quindi anche la capacità di fare delle domande con linguaggio naturale, ad esempio: dimmi quanti partecipanti ci sono in questo webinar, e ottenere un grafico che magari mi fa vedere semplicemente un numero, il numero di partecipanti, a cui io posso fare altre domande e dirgli: ok, adesso fammi vedere i partecipanti in questo webinar divisi per classe. A quel punto il mio grafico cambia.
capisce cosa ho chiesto, riconosce le dimensioni che lui deve mettere in relazione per costruire un nuovo grafico e così me lo presenta. Questa è una modalità di lavorare con il nostro linguaggio naturale, come abbiamo fatto un po' con i chatbot, ma per ottenere risposte alle nostre domande tramite le analitiche, quindi chiedendole direttamente ai dati. E non ultimo, la capacità di prevedere il futuro. Predictive analytics, che ormai è il trend principale di qualsiasi soluzione di analisi dati, quindi non solo vedere il dato come era nel passato, perché ricordiamoci, noi abbiamo sempre dati del passato o al più i dati in real time, quindi quello che sta succedendo ora, ma tra un secondo sarà già un dato vecchio, quindi anch'esso del passato. La possibilità di prevedere invece il futuro è data appunto da tutta questa mole di dati passati che noi riusciamo a leggere in maniera massiva, quindi magari avere 10 anni di informazioni, ci aiuta a prevedere quello che sarà il prossimo anno riguardo a quello stesso fenomeno. Quindi avere un sistema così potente in grado di vedere il passato per aiutarci a capire cosa sarà il futuro è veramente utilissimo anche per le aziende, perché ovviamente pensate che l'occhio è sempre verso il futuro, quello che sarà il prossimo anno, i prossimi 5, i prossimi 10 anni di vita della nostra azienda, della nostra startup, ma anche la prossima settimana. Per alcune tipologie di aziende è importante conoscere il meglio possibile. Un altro punto fondamentale della soluzione che vi stiamo presentando è l'enterprise planning, quindi la capacità anche di pianificare. Vi racconto un semplice aneddoto. Storicamente, l'analisi, quindi la business intelligence e la pianificazione, erano separate. Da una parte, in un sistema, pensate, io dovevo accendere il mio computer, entrare in un programma e guardare i dati, quindi vedere come stavano andando le cose, il passato, no? Come abbiamo detto. Poi dovevo uscire da quel programma, entrare in un altro programma e fare la pianificazione, quindi pensare al futuro. Dicevo, ok, allora prima ho visto queste informazioni, questi andamenti, adesso li metto nel mio sistema di pianificazione, lo faccio separatamente. Cosa si è visto poi col passare del tempo? Che è un approccio che si può migliorare, assolutamente. Come si può migliorare? Mettendo insieme la visualizzazione dei dati con la pianificazione. Infatti, in SAP Analytics Cloud, la soluzione che vedete oggi, la pianificazione e la business intelligence sono nello stesso sistema. Quindi io posso andare a costruire le mie dashboard, andare ad analizzare i miei dati e immediatamente prendere le decisioni e quindi pianificare tutto nello stesso sistema. Immaginate, il processo di pianificazione in un'azienda è gestito da tantissime persone, ci sono tante figure che lavorano, ognuno ha la propria fetta di dati, quindi anche ci sono delle capacità di collaborazione tra gli utenti. Ognuno si occupa della sua sezione, poi queste vanno a confluire in un'unica pianificazione globale, complessiva. Questo si ricollega anche all'enterprise reporting di cui vi parlavo prima, dove ognuno ha il suo spazio di manovra. Ogni persona ha la sua fetta di dati, ha la sua fetta nel processo di pianificazione, ma tutto confluisce in una piattaforma, in un qualcosa che viene aggiornato costantemente, sia dei dati che arrivano dall'esterno, sia dei dati inseriti dalle persone che ci lavorano, magari appunto per fare la pianificazione. Questo vi sembrerà anche magari banale, semplice, ma pensate che fino a pochi anni fa le aziende lavoravano tramite i batch. Ossia il trasferimento dei dati, visto che i dati erano tanti, erano delle mole importanti di informazioni, pensate solo allo scontrinato della più grande azienda che vi viene in mente, che ogni giorno vende centinaia di migliaia, milioni di prodotti e poi deve farci analisi dati su quelli. Cosa succedeva? Questi dati finivano in database e di notte, mentre le persone non erano a lavoro, si spostavano questi dati verso un sistema, un altro sistema diverso, che fosse in grado di analizzarli. E poi questa analisi richiedeva del tempo perché il dato andava spostato e poi andava fatta la domanda. Come vi ho detto prima, mi dici quante persone sono presenti in questo webinar? La risposta poteva richiedere ore, a volte anche giorni. Adesso le tecnologie sono ovviamente cambiate, quindi abbiamo possibilità nuove, sia di velocità che di fruizione del dato, ma soprattutto anche di analisi avanzate come quelle che abbiamo visto insieme adesso. Quindi, alla fine di questa presentazione ci sono diversi link, vi consiglio di seguirli, ci sono anche dei tutorial su questa soluzione, ci sono parecchi video che vi aiutano veramente passo passo a costruire sia il vostro primo report che anche utilizzare funzioni più avanzate. Quindi se avete voglia di approfondire
è veramente utilissimo anche tutta la community che c'è intorno per imparare a usare lo strumento ed utilizzarlo. Oltretutto, è uno strumento che avrei voluto utilizzare io quando ero alle superiori o all'università, perché veramente per dei lavori che potete fare anche voi è estremamente utile poter anche utilizzare strumenti del genere. Se fate una ricerca, se dovete presentare delle informazioni a qualcuno, di sicuro vi può tornare utile anche nella vita quotidiana. Adesso la presentazione non è finita, cavolo, abbiamo ancora un sacco di tempo da passare insieme. Quindi cosa facciamo? Ve lo faccio vedere direttamente perché, fidatevi, è uno strumento semplice, uno strumento che imparerete ad usare velocissimi di sicuro e ve lo voglio mostrare per farvi Pietro, capire scusami, come prima di funziona. passare alla parte dimostrativa, siccome c'è Prego. Giuseppe Caruso che ha alzato la mano, magari se vuole fare una domanda, io Sì, vi invito a certamente. scrivere le domande in chat, non scrivete papalina, non scrivete un saluto a zia Mara, scrivete le domande e noi che siamo in background, io e Giovanni, cerchiamo di rispondere. Invece se volete fare una domanda proprio verbale, adesso abbiamo la possibilità, visto che stiamo per passare alla parte, diciamo, più demo di prodotto. Quindi se Giuseppe Caruso vuol fare la domanda. Esatto, prego. Non so poi Fiammetta se Allora, possono svilupparsi. Giuseppe, sì, Giuseppe ha Caruso. abbassato la La domanda domanda. è: ho sbagliato? Va bene, è una Ok, domanda. Questa è una perfetto. domanda che un sistema, non c'è problema, un sistema, diciamo, intelligente, come Pietro potrà dimostrarvi, avrebbe considerato la possibilità che quella domanda fosse anche un errore e quindi avrebbe detto al 90 con una confidenza, come si dice in gergo. Anzi, in gergo, nel linguaggio scientifico, poteva essere anche errato. Va bene, Pietro, scusami, vai avanti Perfetto, allora tranquillamente. procediamo. Vi faccio vedere adesso appunto la soluzione in atto. Quindi eccoci qua, adesso dovreste vedere la mia nuova schermata dove non ho fatto altro che accedere alla soluzione e aprire un report. Come vi dicevo, il report sotto forma di dashboard. Qui quello che vi sto facendo vedere appunto è uno dei risultati che si possono ottenere con una soluzione del genere. Abbiamo tutta una serie di informazioni, dei KPI, quindi le informazioni più importanti per il nostro interlocutore sono ben in vista in alto, quindi il numero. Ad esempio, qui stiamo visualizzando la dashboard di una società che produce biciclette e che poi gestisce delle gare fatte con le proprie biciclette. Quindi per loro è importante conoscere il numero dei corridori, il numero delle gare che sono in programma, la velocità media a cui si viaggia, insomma, tante informazioni che possono aiutare poi a prendere appunto le decisioni importanti di cui vi parlavo prima. Ma non solo dei dati secchi come questi KPI che vediamo qui, anche informazioni geospaziali. Qui vedete abbiamo a disposizione una mappa che ci mostra quelle che sono le rotte percorse nelle gare che organizzano questa azienda di biciclette. Quindi in America, vedete, qui abbiamo tutta una serie di rotte, possiamo andare a navigarle in maniera autonoma perché la mappa poi è viva, una mappa dove si può zoomare fino a livello di città, di quartiere addirittura. E anche fare delle selezioni sulla mappa stessa, magari decidendo che voglio vedere solo una fetta di questi dati. Mi interessano queste città che vado a prendere con una selezione di questo tipo, quindi con un lazzo si chiama, che va a selezionare un'area nella mappa. Vedete sotto, ma anche sopra nei KPI, stanno cambiando le informazioni. Io fondamentalmente sto facendo un filtro, gli sto dicendo, guarda, prendimi queste quattro città e fammi vedere i dati solo di queste quattro città. Così io qui al di sotto ho un'informazione che è sempre più orientata a quelle che sono le mie domande, perché anche questo è un modo di fare domande a un sistema. Quindi, come vedete, anche è semplicissimo andare ad utilizzarla, è intuitivo. Ma non solo, qui vedete abbiamo tutta una serie di altri grafici, abbiamo delle tabelle, ovviamente abbiamo anche delle viste di dettaglio, insomma, su quello che sono gli utilizzatori, quindi i nostri rider, se vincitori oppure no, con quali biciclette, la velocità con cui vanno a seconda della bicicletta che utilizzano, una serie di informazioni su i loro rider sponsorizzati da questa azienda, anche informazioni più elaborate, quindi non solo la registrazione della singola gara, che potrebbe essere la riga del nostro Excel, del nostro database, ma anche dell'analisi più complicata, ad esempio la percentuale di vittorie di ogni singolo rider, ordinata in maniera decrescente, così vediamo che chi vince maggiormente è in questo caso Tyler Walker, un famosissimo rider dell'azienda Best Run. Insomma, tutta una serie di analisi che sono interessanti perché va a
puoi prendere decisioni appunto su questo tipo di gare, non scommesse, ma solo decisioni aziendali. Quindi abbiamo anche informazioni sulle performance delle biciclette, ma anche proprio su tutti quelli che sono i rider della nostra azienda. Non solo, come vi dicevo, anche la capacità di predizione. Quindi qui sono stati usati degli algoritmi predittivi per andare a fare una pagina che invece ci dice cosa potrebbe succedere nel futuro. Abbiamo tutti i dati dei nostri corridori con la loro velocità media, con la bicicletta che preferiscono, con il numero di gare vinte, mettiamo insieme tutti questi dati e abbiamo una previsione. Prevediamo che Matteo Edwards, con una T, ha l'87,48% di possibilità di vittoria nelle prossime gare. Noi abbiamo messo insieme tutte le informazioni a nostra disposizione per ottenere quello che è un dato futuro, una previsione basata su appunto i dati che avevamo a disposizione del passato. Questo è proprio l'esempio che vi facevo poco fa, anche se sulle slide. Questo è un utilizzo pratico di queste informazioni. Poi ci sono anche un'altra serie di dati. Pensate che qui potremmo veramente, a seconda delle informazioni che abbiamo, creare le nostre pagine, le nostre visualizzazioni. Qui si parla delle maintenance, quindi della manutenzione delle biciclette, quindi quante volte la bicicletta ha bisogno magari di essere manutenuta, quindi, che ne so, si è bucata una gomma, ci sono dovuti fermare per cambiarla, si è rotto un pezzo, il freno non funziona bene, è stato ricalibrato. Tutte le informazioni riguardanti, insomma, le gare, i corridori e le biciclette vendute da questa azienda. Questa dashboard ovviamente è un esempio, è quello che vogliamo farvi vedere, è un risultato che potreste ottenere anche sotto il punto di vista grafico, per intenderci, un risultato che potreste ottenere lavorando con questo strumento. Ma non solo, visto che lo strumento speriamo che vi piaccia e che lo usiate anche nel vostro scenario. Vogliamo anche darvi un qualcosa in più, spiegarvi un po' come si arriva a un risultato del genere, quindi come si costruisce una dashboard di questo tipo. E allora io mi sposto all'interno del sistema, avrete poi tutti quanti l'accesso, almeno una persona per ogni gruppo. Chiederò a Fiammetta di passarmi le email del capogruppo, che poi inserirò nel sistema per darvi accesso in modo che anche voi possiate costruire le vostre dashboard in autonomia all'interno del sistema. Allora, qui sono nella home page, mi ha riconosciuto, tutto bene. Adesso vogliamo costruire la nostra dashboard. Qui sulla sinistra avete il menu, non vi spaventate per le tante voci, è facilissimo. Questa è l'home page, possiamo andare a navigare i file, semplicemente organizzati per cartelle, e poi possiamo costruire degli artefatti. Artefatti vuol dire appunto degli oggetti all'interno di questa soluzione. Le stories sono i report, le dashboard, quello che abbiamo visto appunto poco fa. Secondo me, per quello che vi riguarda, sarà lo strumento che utilizzerete maggiormente. P qui potete, tramite Stories, voi potete creare le vostre dashboard, che saranno appunto quello che utilizzerete poi per la sfida. Ci sono tutta un'altra serie di strumenti che potete utilizzare, ad esempio le Analytic Application, che sono delle dashboard con in più la possibilità di infondere del codice per costruire dei comportamenti non standard, fondamentalmente. Magari potremmo costruire un'applicazione che sfrutta i nostri dati, però con del codice dentro, quindi non vi chiediamo di arrivare assolutamente a questo punto. È tutta un'altra serie anche di oggetti, ma quello che vi interesserà maggiormente sono appunto le stories e il modeler, perché noi prima di andare a costruire un report, una dashboard come quella che abbiamo visto, andremo a creare un modello dati. Questo adesso lo facciamo subito insieme. Vi faccio vedere anche la possibilità di utilizzare la soluzione per farsi suggerire come trattare il dato. Allora, fondamentalmente mi sa che voi adesso non lo state vedendo, ma io sto prendendo un mio Excel, che poi vi farò vedere, e lo sto portandolo proprio in drag and drop sopra la pagina. E vedete qui dove c'è la stellina, dove dice I'm feeling lucky, io lo lascio cadere qua. Adesso cosa succede? Che il sistema da solo in autonomia sta prendendo il mio Excel, che non è niente di complicato, parla sempre di biciclette. E fondamentalmente ci sono delle informazioni, delle righe dove ci sono le biciclette vendute, il nome del venditore, il valore a cui sono state vendute, quante biciclette sono state vendute e così via. Vi ripeto, dopo ve lo faccio vedere così capite anche la semplicità dell'Excel. E adesso io lo sto dando in pasto alla soluzione. Gli sto dicendo prendi questo Excel, guardalo un pochettino e cerca di capire
la natura dei dati dentro questo Excel, perché la prima cosa da fare appunto è capire con che tipo di dati stiamo avendo a che fare. Allora lui adesso ha già fatto delle prime elaborazioni e sta andando, mi sta dicendo: guarda, ho preso il tuo Excel e ti so dire, lì dentro ci sono tre misure, quindi tre indicatori numerici. La prima distinzione fondamentale qui è tra misure e dimensioni. Le misure sono gli indicatori numerici, quei valori su cui dobbiamo fare delle operazioni, come ad esempio sommare il valore di ogni bicicletta venduta per sapere quanto abbiamo venduto alla fine del mese. Mentre le dimensioni sono un altro tipo di informazione, sono un'informazione più che altro qualitativa, non quantitativa, come ad esempio appunto il paese in cui è stata venduta la bicicletta, chi è il cliente, in che segmento si trova questo cliente e così via. Ma anche un'altra tipologia di dato, quindi la data. Vedete, qui lui ha riconosciuto da solo un campo data scritto come oggi il 08-02-2022. Lui l'ha riconosciuta come data e è andato anche a fare un accorpamento per anno, per quarter, quindi per trimestre, e per mese. È andato quindi a prendere quel campo data semplicissimo e ci ha creato sopra un'informazione aggiuntiva che noi non avevamo nel nostro Excel. Vi ripeto, ve lo faccio vedere dopo. Però pensate che la data era scritta in maniera semplicissima. E lui invece ha fatto tutti questi raggruppamenti per anno, per quarter, per mese e così via, per farci poi agevolare la nostra comprensione di quel dato, la costruzione delle dashboard. Quindi, cosa ha fatto adesso la soluzione? Ha riconosciuto le misure, ha riconosciuto le dimensioni, tra cui la data, e ora siamo già pronti a costruire qualcosa, perché ad esempio voglio vedere le unità vendute in base al paese. Ecco qua, ho selezionato la misura, ho selezionato la dimensione per cui voglio vedere questa misura, ho creato il mio primo grafico dove mi dice tutte le biciclette vendute in base al paese. Qui semplicemente due clic, no? Scelgo una misura, scelgo la dimensione per cui voglio vedere quella misura e ho ottenuto la mia prima visualizzazione, che poi posso andare a modificare in diversi modi. Ad esempio posso scegliere di guardarla come grafico a barre, ma anche un ad esempio, vediamo, un donut, così posso vedere il rapporto tra i vari, le vendite dei vari paesi. Insomma, ho già creato un primo grafico con pochissimo sforzo, ma qui siamo ancora nella fase in cui stiamo andando ad esplorare i dati. Vedete, qui sono nella sezione data, qui in alto, mentre a fianco c'è la sezione story, dove io vado a creare il vero e proprio report. Qui adesso sto semplicemente andando a vedere cosa è saltato fuori dal mio dataset, quindi quali misure ha trovato, quali dimensioni ha trovato e così via. Nella sezione di storia vado a impostare veramente la mia pagina, decido che il titolo va qui in alto, il grafico a ciambella va qui a sinistra, mentre a destra voglio un grafico a barre e così via. Questo per darmi un'idea quindi di quali sono i primi passaggi. Vedo il dato, conosco il dato e poi vado a costruire il mio report, quindi a decidere anche dove posizionare le varie cose. Ma così sarebbe troppo semplice, quindi adesso ricominceremo da capo, perché noi abbiamo utilizzato la soluzione per leggere il nostro file Excel e agevolarci nella costruzione. Vi faccio vedere come si definisce la natura dei dati partendo veramente dal foglio Excel nudo e crudo. Quindi adesso torniamo un attimo sulla home lasciando questa sezione, cambio anche lo sharing così vi faccio vedere proprio il mio schermo, dovreste essere in grado quindi vedere anche l'Excel. Eccolo qua, questo è l'Excel che avevo caricato poco fa. Salvatore, Giovanni, mi confermate, si vede l'Excel adesso, vero? Sì, si vede. Perfetto, quindi vedete, avevo un order ID, quindi il numero dell'ordine, la data, chi è il venditore, chi è il cliente, il segmento e così via. Tutte le mie informazioni erano in questo Excel e lui è andato a capire da solo come definire queste varie informazioni. Pensate per un attimo che order ID, anche se un numero, lui non l'ha trattato come una misura, perché appunto non bisogna fare un'operazione su un valore del genere, semplicemente un identificativo, quindi non mi serve fare la somma degli order ID. Lui l'ha capito perché è un sistema intelligente in grado di riconoscere la natura del dato e l'ha trattato come dimensione, non come misura. Una cosa che magari, se avete magari un ID scritto diversamente, per qualsiasi ragione il sistema dovesse sbagliarsi nel riconoscere questo tipo di misura, sarete voi a doverla definire. E questo lo vediamo appunto ora che andiamo a costruire il nostro modello proprio da zero. Quindi dal menu sono andato nella sezione Modeler, questa qui,
gli dico, bene, facciamo noi un modello partendo da un file Excel. Potremmo creare un modello vuoto, quindi dove semplicemente noi definiamo misure e dimensioni, ma senza dati dentro. È una cosa un po' più complicata da fare, e soprattutto si fa di solito quando si utilizzano dei sistemi alle spalle del sistemi live, alle spalle delle analitiche, ma noi utilizzeremo appunto il foglio Excel. Quindi dico, bene, iniziamo a fare un modello. Lo facciamo da un file Excel. Io seleziono da qui il mio file, quello che vi ho fatto vedere poco fa. Prima devo chiudere, altrimenti a lui non piace. Adesso gli dico, prendi questo file e lo utilizziamo come base per il nostro modello. Ero su sheet 1 e faccio l'import del file. Adesso, diversamente da prima, sto solo caricando i dati. Non gli sto chiedendo di analizzare la natura di questo dato, quindi sarò io a dover definire misure, dimensioni, date, tutto quello che c'è all'interno dell'Excel, senza, diciamo, affidarmi all'algoritmo che è in grado di riconoscerli da soli. Ma spesso questa è una tecnica anche utile se vogliamo trattare il dato in maniera diversa da quella che è la consuetudine. A volte può essere una necessità che è richiesta appunto agli analisti del dato. E soprattutto avremo l'occasione di fare anche delle cosettine diverse, proprio perché qui siamo noi padroni della modellazione, per quello si chiamano modelli, della modellazione dei dati che gli stiamo caricando. Adesso, in un attimo, siamo pronti. Arriviamo nell'interfaccia del modeler, quindi dove io vado a definire un po' tutte le varie, quello che voglio dirgli io di questi dati. E lui già da solo riconosce qualcosa. Vedete che la data ha un'iconcina diversa dall'order ID. Adesso diciamo anche che chiudo un attimo. No, scusate. Ritorno davvero. Volevo chiudervi il menu per farvi vedere più a schermo, con lo schermo più grande. Ma adesso noi, come avete visto, ha replicato la mia tabella all'interno della soluzione, proprio come era l'Excel, però semplicemente io ora ci posso lavorare sopra. Quindi la data è stata riconosciuta come campo data perché io vedo questa iconcina qua. E in effetti, se seleziono questo campo, leggo qui in questa barra laterale che la tipologia di informazione è una date dimension, quindi una data, di cui lui mi ha riconosciuto anche il formato, anno, 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 mese, mese, giorno, giorno. Così via, io vado adesso a guardare tutte quelle che sono le varie colonne del mio Excel e capire se lui correttamente ha definito le mie misure, le mie dimensioni. Allora, quando vedete questa specie di crocettina, questo indica la dimensione, quindi la tipologia di dato e dimensione. Ci sono diverse tipologie di dato, molte sono relative, diciamo, alla pianificazione come organization, account e così via. A voi per adesso interessa utilizzare come tipologia di dimensione le misure, le dimensioni generiche e le date. Quindi ripeto, le misure sono quelle su cui noi facciamo delle operazioni matematiche. Vedete qui ad esempio numero di meeting, unità vendute, valore del venduto. Queste sono le misure, ci faremo delle operazioni. Mentre tutte le altre sono dimensioni generiche, ad eccezione della data che appunto è un campo data. Quindi come tale va trattato. Voi semplicemente vi potete spostare qui sulle varie colonne e poi da questo menu a tendina scegliere quella che è la tipologia di dimensione che state andando a definire. In questo caso è stato bravissimo l'algoritmo a riconoscere tutti i campi, perché vedete l'ID non l'ha trattato come una misura ma come una dimensione, la data l'ha presa come una data e così via, e vedo anche che le mie misure sono state appunto riconosciute come misure. Quindi lui è stato bravo a capire immediatamente la natura dei dati, un po' come ha fatto prima. Ma qui c'è il passaggio aggiuntivo dove noi decidiamo se a noi sta bene o no questa definizione. Diciamo che io sono soddisfatto, ma vorrei fare una cosa in più, perché vedete, io qui vedo alcune informazioni, tra cui il cliente, il segmento dove è stato venduta la bicicletta e la tipologia di cliente, oppure anche il prodotto, quindi esattamente la bicicletta di cui si parla, o il product type, quindi la tipologia di bicicletta. Adesso io so che per ogni bicicletta ha una sua tipologia, no? Quindi fondamentalmente, adesso leggo proprio qui davanti, questa C900 bike è di tipo mountain, quindi sarà una mountain bike. E ogni bicicletta avrà, come la e-bike, avrà categoria mountain bike e così via. Mentre le racing saranno altre biciclette. Diciamo che io vorrò
in futuro, più avanti, fare un'analisi andando a prendere prima la tipologia di bicicletta e poi vedere quali biciclette di quella tipologia abbiamo. Come si fa questo? Creando una gerarchia. Ossia, gli voglio dire, guarda che partendo dal tipo di bicicletta voglio vedere le biciclette di quel tipo. Sarà più semplice poi una volta visto visivamente. Per adesso vi faccio vedere come si può appunto creare una gerarchia con questi dati e gli dico, guarda, perfetto, io voglio fare la gerarchia prodotti e voglio vedere prima di tutto il singolo prodotto e la tipologia di prodotto, quindi appunto bicicletta e poi tipo di bicicletta e poi singola bicicletta. Qui vedete sono proprio in scala 1 e 2 sono i livelli della gerarchia. Il product type può essere mountain o racing e poi le varie biciclette fanno all'interno di queste due tipologie di prodotto. Adesso seleziono OK e qui ho creato la mia gerarchia all'interno del mio modello dati. Una cosa nuova, una cosa che prima non aveva fatto da solo perché qui richiede il mio intervento e quindi che io gli dica, guarda, voglio vedere le cose in questa maniera, voglio vedere tipologia di prodotto e quale prodotto c'è al di sotto di quella tipologia. Potreste fare anche tante altre cose qua. Una cosa che vi invito a fare, che non facciamo adesso per motivi di tempo, è anche costruire eventualmente una dimensione spaziale. Dimensione spaziale, semplice anche a dispetto del nome, vi permette di fare delle mappe come quelle che abbiamo visto prima. Queste mappe le potete fare o utilizzando una colonna che ha il nome dell'area, come da noi è country, oppure le coordinate. Quando utilizzate la colonna che ha il nome dell'area, state attenti perché deve essere esattamente quel nome lì che piace a lui, perché ovviamente c'è una nomenclatura standard riconosciuta a livello internazionale che noi utilizziamo. Qui potreste scaricare un file che vi fa appunto vedere esattamente come vanno chiamate le regioni se volete utilizzare questa tipologia di struttura per fare il dato geospaziale. L'alternativa è usare le coordinate. Con le coordinate potete veramente divertirvi, andate su Google, cercate le coordinate del vostro paese, di casa vostra esattamente, e potete andare a inserirle qui in questa database. Quindi vi create semplicemente delle colonne, una che è l'ID della location, banalmente la via di casa vostra, e poi latitudine e longitudine che avete preso da Google. In questo modo potreste anche creare la mappa della vostra città e vedere dove abitate inserito nella mappa. Quindi, vi ripeto, per utilizzare questa funzione mettete una colonna che è location ID, il nome magari della via, e poi latitudine e longitudine la potete prendere anche da Google. Adesso, come vi dicevo, per motivi di tempo non andiamo a farlo. Diciamo che siamo soddisfatti di come abbiamo costruito il nostro modello e allora gli diciamo, perfetto, crealo. Questa era la modellazione che volevamo fare, quindi abbiamo costruito la gerarchia, abbiamo verificato che i dati fossero strutturati nel modo corretto, quindi le misure erano correttamente misure, le date erano correttamente date e così via. E ora gli stiamo dando l'ok per andare a creare questo modello. Lo chiamerò come il nome del file Excel adesso per velocità. E adesso lui ci sta salvando il modello. Il modello fondamentalmente rimarrà nel sistema con i suoi dati e io sopra quel modello posso costruire tanti report, perché magari decido di farne uno, quello voglio cambiare, ma non voglio perdere quello che ho fatto precedentemente. Ne creo uno nuovo, gli dico prendi come sorgente dati quel modello. Quindi il modello sta al di sotto delle storie, che sono appunto i report. Voi potete costruire tante storie, tutte che prendono i dati dallo stesso modello. Oppure una storia che prende dati da più modelli. Quindi sbizzarritevi anche qua. Poi in realtà provandoci, giocando all'interno della soluzione, vi renderete conto di tutto quello che potete fare. Adesso questa pagina indica che ho completato la creazione del mio modello e io direttamente da qui, Actions, posso creare una storia, quello che vi dicevo appunto essere il report. Abbiamo due tipologie in realtà di pagine, non di storie. Adesso vedrete meglio la differenza. Canvas e responsive. Ora io seleziono Canvas. Gli sto dicendo, perfetto, adesso creami una storia, quindi il mio report, la tipologia di pagina è Canvas, che vuol dire ho un foglio bianco a disposizione, infinito, illimitato, posso andare in basso quanto voglio, a destra quanto voglio, posso inserire tutto quello che voglio, veramente una lavagna bianca. L'altra tipologia di pagina, ve lo faccio vedere da qui, questa è la pagina 1 che abbiamo selezionato noi, può essere responsive. Responsive vuol dire che è pronta per essere utilizzata anche da cellulare.
sono delle pagine con dei blocchi già disegnati, vedete qua, ne potete aggiungere degli altri, vedete, aggiungi lane, lo aggiungo sopra, potete creare questi blocchi che poi serviranno per rendere responsive il vostro report. Il mio consiglio per adesso, per la sfida, insomma, è quello di utilizzare la pagina di tipo Canvas, che è molto più semplice, veramente è un foglio bianco da utilizzare, pronto per voi. Cosa si può fare adesso? Abbiamo il nostro foglio bianco, dobbiamo alimentarlo. Quindi andiamo magari a inserire un grafico. Adesso lo vedete qui perché la pagina è vuota. Ci sono tutte le tipologie di oggetti che possiamo inserire. Li trovate anche qua in alto. Nella sezione Insert trovate tutti gli oggetti che possono essere inseriti. Quindi partiamo inserendo un grafico. Seleziono l'iconcina del grafico. Qui sulla destra mi compare il Builder, quindi questo schemino dove posso andare a definire il grafico che voglio costruire. Adesso di base lui seleziona il grafico a barre. È più o meno come abbiamo fatto prima. Noi selezioniamo una misura, quindi le unità vendute, ad esempio. Lui, vedete, subito ci ha fatto una barretta con il totale di unità vendute, ma noi le vogliamo vedere per una specifica dimensione. Quindi magari prima le abbiamo guardate per paese, io adesso le voglio guardare per cliente. E ora avrò il mio grafico a barre che mi fa vedere quante unità abbiamo venduto per ogni singolo cliente. Ed eccole qua. Potete ridimensionare poi il grafico trascinando gli angoli, potete decidere come visualizzarlo. Magari voglio vedere solo le top 10 clienti della mia azienda, oppure voglio fare tutta un'altra serie di analisi sul grafico. Avete un altro menu qui che vi permette di fare diverse cose, ma lo vedremo tra un attimo. Adesso diciamo che voglio creare un altro grafico invece che sfrutta la gerarchia che abbiamo costruito prima, così da capirla meglio. E questa volta voglio fare un grafico a ciambella. Quindi seleziono la mia misura come al solito e diciamo che in questo caso invece delle unità vendute voglio vedere order value, quindi il valore che poi è stato effettivamente venduto, e lo voglio per la dimensione product. Questa qua, vedete questo simbolino qui, è la gerarchia che noi abbiamo costruito prima. Ce la indica proprio, anche la data è una gerarchia, perché vi ricordate c'è l'anno, il trimestre, il mese, il giorno e così via. Qui adesso io ho selezionato product e come vedete ho un grafico che mi segna il 100%, perché questa è la punta più alta della gerarchia. In realtà cliccandoci sopra, vedete questa freccettina che va verso il basso? Se io la seleziono, vuol dire che sto scendendo, sto facendo drill down, scendo di un livello. Quindi prima stavo guardando tutto, adesso sto guardando mountain e racing. Cosa sono questi? Il product type, quello che ho selezionato nella gerarchia. Voglio andare ancora sotto, seleziono mountain, clicco la freccia in basso. Queste sono le biciclette che appartengono alla categoria mountain. Quindi quello che noi abbiamo fatto prima lo stiamo rivedendo adesso qui andando a navigare il grafico. Quindi vedete, adesso io qui ho il valore di quello che è stato venduto per ogni tipologia di bicicletta mountain. Voglio tornare su, clicco in alto e adesso vado a guardare racing, per dire. Adesso scendo su racing e vedo invece le biciclette che fanno parte di questa tipologia. Questa è una modalità di navigazione, costruire delle gerarchie. Pensate, nell'azienda è importantissimo. Io magari voglio vedere quanto sono brave le persone del mio team, parto dal manager, vedo poi il team leader, e sotto il team leader vedo i membri singoli del mio team. Quindi è importantissimo costruire delle gerarchie che ci permettono proprio di navigare, si dice fare drill down, andare a scavare dentro i dati, perché è come se fosse una matriosca. Ci sono le dimensioni concatenate qui dentro. Un'altra cosa che vi faccio vedere, carina, che si può fare è utilizzare il grafico come telecomando verso gli altri grafici. Ad esempio, adesso se io qui nel menu del singolo grafico seleziono Linked Analysis, questa qua, gli dico, guarda, voglio fare una Linked Analysis, appunto, voglio collegare questi grafici e voglio che tutti i grafici in questa pagina siano collegati al grafico che io ho selezionato, quindi il grafico a ciambella. E voglio che tu applichi un filtro. Quindi sto dicendo, nel grafico a ciambella, applica un filtro su tutti gli altri grafici nella pagina. E adesso gli dico applica. Ora, se io seleziono Racing, vedete qui a sinistra si sta ricaricando il grafico, sta mettendo un filtro così che io veda le unità vendute per cliente solo delle biciclette Racing. Quindi qui vedo solo le biciclette Racing che sono state vendute. Al contrario, se voglio vedere Mountain, seleziono questo
e vedo degli altri clienti, perché sono i clienti che hanno acquistato le biciclette mountain. Quindi vedete, in questo modo è bellissimo andare a navigare i dati, io costruisco le mie gerarchie, così posso andare sempre più a fondo nelle dimensioni di analisi. Poi trovo quello che mi interessa e lo utilizzo come filtro per ottenere un'altra informazione. Quindi vedo che qui abbiamo venduto i bike E148, proprio quello che è il 26% del nostro venduto sono questa tipologia di biciclette, lo seleziono e vedo quante ne abbiamo venduto ad ogni cliente. Quindi pensate che tipo di analisi si possono fare in questa maniera. E così via, potete andare a creare veramente tante tipologie di grafici. Volete ad esempio costruire una time series, quindi andare a vedere le vendite come sono andate nel tempo. Anche qui selezionate il trend, time series, decido di guardare le unità vendute, ovviamente come dimensione userò la dimensione tempo, quindi la mia date, e qui ho costruito il trend delle vendite, con anche uno zoom per andare a vedere proprio più in dettaglio quello che è stato venduto. Insomma, qui avete veramente carta bianca per costruire i vostri report, le vostre dashboard e farle diventare anche graficamente carine. Avete visto quella di prima, era molto più bella di questa che ho costruito io adesso, però l'ho costruita in pochi click, quindi avete visto anche che è semplice da utilizzare. Una volta creato il modello dati, veramente se scegliete una misura e una dimensione, avete la possibilità di costruire subito un grafico. Questo grafico poi lo potete modificare in tantissime maniere. Volete cambiare i colori, si possono cambiare assolutamente i colori, più tutta un'altra serie. Qui c'è il menu dello styling, quindi qui a fianco all'icona builder, per andare a cambiare anche tutte le altre proprietà, quindi dove compaiono i numeri, se vedo una percentuale o vedo il numero assoluto, se la leggenda sta sopra, sta sotto e così via. Tutta una serie di informazioni. Chi magari ha fatto grafici con Excel riconoscerà qualche funzione che si può utilizzare. Però pensate che con questo sistema si possono fare veramente analisi anche spesso complicate. Vi faccio vedere un'ultima cosa. Io adesso, quindi, come vi dicevo, ho caricato i dati. Ho iniziato a costruire i miei grafici, ho iniziato a renderli movimentati, come avete visto, ho fatto il filtro dalla ciambella verso tutti gli altri grafici. Vi avevo parlato di Smart Insight, quindi delle funzionalità di Augmented Analytics che mi trovano delle informazioni anche se io non le ho richieste, diciamo. Io infatti che informazioni ho richiesto qua? Gli ho detto fammi vedere le unità vendute per i clienti. E così lui ha fatto, me l'ha fatta vedere. Ma se io aggiungo Smart Insight, questa opzione qua, nel menu del mio grafico, lui adesso ha creato qui un footer, quindi una scritta che sta al di sotto. Questo footer cos'è? Niente di meno che una analisi ulteriore. Mi sta dicendo, prima di tutto mi ha messo qui la linea della media, quindi vedete qui c'è scritto in piccolino average. Qui mi dice che questa è la media delle vendite, quindi qui superiamo molto la media con questo cliente rispetto che con gli altri. Questa è un'informazione che lui ha fatto da solo. E poi mi dice in maniera testuale, che non è banale, mi dice Underground Rise IV è il numero più alto di unità vendute. Vero, è lui, è il primo in classifica. 394% in più rispetto alla media. E mi sta dicendo anche che il totale fino al primo ottobre è di 507 unità vendute. Quindi ci ha dato informazioni aggiuntive, ma non solo, ci dà queste informazioni, ce le scrive in maniera testuale qui, ma lui ha fatto tutta un'altra analisi. Se io guardo, seleziono View More, qui adesso si è selezionato tutta la scritta, mi apre un altro pannellino che è proprio lo Smart Insight. Lui qui cosa mi sta dicendo? Mi sta dando informazioni aggiuntive su questo grafico. Quindi in questo caso mi ha detto chi è quello che si discosta di più dalla media. Mi sta dicendo anche che l'order ID, quindi la bicicletta, il singolo ordine con cui ho venduto di più è il 2023. Io poi potrei andare a cercarlo nel mio sistema per avere più informazioni su questo ordine 2023 e così via. Non solo, magari voglio informazioni sullo specifico cliente, quindi Underground Rise, se io seleziono il cliente e poi faccio Smart Insight solo su questo cliente, mi dà le informazioni solo di lui invece che su tutti i miei clienti. E mi sta dicendo appunto che l'ordine più grosso che ha fatto è il 2023, ma ne aveva fatto anche un altro, il 2494, ma quello più grosso è il 2023. Ora pensate, il mio Excel è molto semplice, quindi le informazioni che lui ha ottenuto sono anch'esse semplici, ma comunque potenti, nel senso che pensate di avere, come vi dicevo, più dati ci sono, più queste informazioni possono essere articolate, può andare a suggerirci qualcosa di veramente
utile per il futuro, che noi avremmo dovuto magari cercare a lungo. Invece lui è in grado di dirci direttamente qual è l'ordine più grosso che è stato staccato per questo cliente in un attimo, perché l'ha trovato da solo subito. Quindi so che abbiamo finito il nostro tempo. Questo era un po' quello che ci tenevo a farvi vedere, questa soluzione che è appunto la soluzione di Business Intelligence, si chiama SAP Analytics Cloud, e a cui daremo a tutti quanti l'accesso. Quindi se volete, per la vostra sfida, poi potrete utilizzarla e potete pensare di costruire magari il vostro Excel con dei dati anche finti, però che dimostrano magari l'andamento della vostra azienda. Oppure in tema sostenibilità mi viene in mente, potete pensare di far vedere tramite grafici che la soluzione proposta dalla vostra azienda riduce l'inquinamento, quindi la CO2 nell'aria, e potete farcelo vedere con dei grafici. Insomma, utilizzatelo anche come strumento di presentazione a noi quando magari ci farete vedere il vostro scenario, oppure come strumento che utilizzate in azienda per prendere le decisioni consapevoli e quindi far crescere la vostra startup. Questo è il mondo dei dati, è il mondo della visualizzazione dei dati, quindi utilizzatelo sia per presentare, ma anche magari Perfetto. per voi per prendere delle decisioni come startup. Questo Pietro, è il mio aggiungiamo solo consiglio. Pietro che sono disponibili anche dei tutorial online se uno vuole magari vedere qualche altro esempio in, diciamo, di costruzione di dashboard o di story con SAC. Quindi Assolutamente. al di là del fatto che potete riguardarvi 10 volte questo webinar per magari cogliere tutti, diciamo, i suggerimenti che ci sono all'interno, che sono stati tanti, grazie Pietro, ma sicuramente c'è anche dell'altro contenuto disponibile. Guardate, vi faccio Sì, vedere anche qui scusate, proprio scusate, sul approfitto per dire una cosa anch'io, che siamo quasi alla fine, perché vedo che alcuni ragazzi scrivono in chat. Allora, i webinar sì, li potete rivedere tutti finché ne avete bisogno, saranno disponibili fino alla fine del percorso. Quindi qualsiasi dubbio che abbiate, anche per la fase, insomma, di ideazione, per quella un po' più complessa di progettazione, potete fare riferimento chiaramente ai webinar. Sarete però anche accompagnati, questo ci tengo a precisarlo, da esperti che vi guideranno un po' nella fase appunto di sviluppo, dall'idea allo sviluppo. Quindi questo, insomma, vi volevo segnalare. E tra i webinar ce n'è anche uno che riguarda proprio gli step della progettazione, un contributo di Fondazione Mondo Digitale sul design thinking, che è una metodologia a fasi che vi guida proprio dall'idea allo sviluppo finale. Quindi mi raccomando, fate riferimento anche a quello, va bene? Perfetto, io vi lascio solo con quest'ultima informazione. Quando avrete l'accesso al sistema, in alto a destra, vicino alla vostra foto profilo, c'è un punto di domanda. E questo è un altro puntatore verso i e-learning. Quindi da qui potete selezionare video, aiuto, quick start per imparare appunto le basi. Cioè, quindi qui anche dalla soluzione avete accesso a tutto il materiale che vi serve per imparare e migliorare. Comunque vi daremo anche noi i link giusti per approfondire anche le tematiche. Bene, non so se ci sono domande. Sì, apriamo un Se abbiamo il piccolo tempo. momento di domande, di chiarimenti eventuali. Chiedo anche ai professori, che intanto saluto e ringrazio, insomma, per accompagnare i loro studenti in questo percorso, se vogliono direttamente, insomma, fare delle domande anche a voi esperti. Non vedo particolari dubbi, quindi direi che ci possiamo Diciamo noi congedare. che a titolo, diciamo, in via del tutto eccezionale, l'accesso ai sistemi è gratuito per Fondazione Mondo Digitale, quindi ve lo diamo senza farvi pagare. Una battuta, eh. Io interloquisco con i vostri professori, quindi non abbiate paura, perché i vostri professori hanno tutte le informazioni che serve per guidarvi. Chiaramente fate anche riferimento a loro, che vi possono dire come proseguirà il percorso.
c'è una timeline condivisa con tutte le date, diciamo, da rispettare. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio ancora una volta, Salvatore, Pietro e Giovanni, che sono i nostri esperti di SAP per il progetto Rising Youth, e ci diamo appuntamento all'8 marzo. Che cosa succederà l'8 marzo? Chiedo a voi. L'8 marzo parleremo Festa di della donna, experience intanto. management, questa della donna, experience management, quindi anche lì sarà interessante uno strumento lo stesso semplice da utilizzare e magari riusciamo anche per l'occasione dell'8 marzo a renderlo anche adatto alla giornata. Benissimo, perfetto. Allora ancora grazie a tutti e a presto. Grazie a voi, a Grazie, presto. grazie a voi, a Ciao a presto. tutti.